uccide la moglie e poi si sgozza. L'ultimo saluto di Joel, spezzo in casa con il sangue. Scusami. I vicini descrivono Joel e lei là come una coppia tranquilla, lui lottava contro la depressione. Un sogno chiamato inclusione, una città realmente a misura di disabile, l'appello alle istituzioni cittadine. Invece per un posto da psicologa, Rossano resta per un lavoro a tempo indeterminato. Investita da una slavina, negoziante marosticense salvata per miracolo, fondamentale l'intervento immediato di soccorso. Uccide un ragazzo 18enne in bici e poi scappa, la neopatentata, una coetanea della vittima, si costituisce dopo alcune ore. Auto investe nel piano mentre passeggia, faccia al pirata della strada, a Fontaniva. Buonasera telespettatori, come avete sentito apriamo il nostro telegiornale con la cronaca, con una tragedia scoperta ieri a Pozzoleone. Un ex soldato americano ha soffocato la moglie e si è poi tagliato la gola. Un messaggio l'ultimo, insomma, mi spiace, una tranquilla villetta di Viengoletti a Pozzoleone si trasforma in casa degli orrori, teatro di una tragedia dettata dalla depressione di un uomo, 44 anni, ex soldato all'Ederle di Vicenza, originario di Boston. Lui ha voluto trascinare nel baratro anche la moglie, quarantenne, di origini orientali, l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. I corpi della coppia sono stati ritrovati ieri pomeriggio. Leila Dikloven Kinsler era sdraiata sul letto, fredda, senza apparenti segni di violenza, il che farebbe presupporre il soffocamento, che potrebbe risalire al giorno di Pasqua. Il marito, Joel Bradley Kinsler, era in lago di sangue nel bagno, il suo decesso risalirebbe a diverse ore dopo, un taglio netto alla gola dopo diversi tentativi andati a vuoto, come confermerebbero i tanti tagli trovati sul corpo dell'americano. A dare l'allarme il sacerdote della base americana Vicenza, a cui Kinsler aveva in più occasioni confidato l'intenzione di farla finita per il male di vivere. Ieri, per l'ennesima volta, aveva provato a mettersi in contatto con lui senza risposta, tanto che aveva mobilitato i militari della SETAF arrivati davanti all'abitazione assieme ai carabinieri. Vicenza tiene. Uno scenario terribile, quello che si sono trovati davanti agli occhi gli uomini dell'arma. Sul posto il PM Claudio Brumino, che però non ha rilasciato dichiarazioni. Non posso, non è possibile. Una vicenda agghiacciante, meditata e pianificata da tempo, che nessuno ha saputo evitare. Un dramma dettato dalla perdita dell'amata tartaruga pare assurdo, ma potrebbe essere questa la molla dell'omicidio-suicidio di Pozzoleone. E la sindaca Giada Scuccato ha ammesso: non li conoscevo, erano una famiglia fantasma. Sarà eseguito venerdì mattina l'esame autoptico sul corpo di Leila Gakirovan Kinsler, la quarantenne di origine orientale uccisa dal marito, 44 anni, Joel Bradley Kinsler, ex soldato americano della Ederle, nella loro abitazione di via Nicoletti a Pozzoleone. Nella villetta dove sono stati rinvenuti i corpi senza vita della coppia, ancora i carabinieri della scientifica a raccogliere dettagli che potrebbero far capire un po' di più sulla tragedia di questa Pasqua 2018. Le foto li ritraggono felici, tante, in compagnia di una tartaruga, la loro adorata Mashka morta di recente, una perdita che potrebbe aver pesato come un macigno sulla già delicata situazione in cui versava l'uomo, che da tempo soffriva di depressione, come aveva confidato un amico sacerdote, un tunnel dal quale non è riuscito a uscire, decidendo di porre fine non solo alla sua vita, ma anche a quella della compagna. Dopo averla soffocata, tentato nel bagno di uccidersi con un coltello, con il suo sangue sulla porta della camera, l'ha scritta "I'm sorry, mi dispiace", per poi darsi il colpo finale, il taglio netto alla gola. Una storia tremenda in un piccolo paese dove nessuno praticamente li conosceva, come conferma la sindaca Giada Scuccato. Sono fondamentalmente, diciamo, delle famiglie quasi fantasma, nel senso che non frequentano la nostra comunità, non frequentano le scuole, non frequentano i nostri parchi giochi, sono qui appunto in vitto, vivono in queste case, ma frequentano solo ed esclusivamente la caserma Ederle, quindi non abbiamo una conoscenza diretta di tutte queste famiglie. La tragedia che ha fatto rapidissimamente il giro del paese, ovviamente scioccando la comunità. Sì, diciamo che ha lasciato un po' tutti a bocca aperta. È stata una notizia che ha fatto un gran giro anche sui social, un gran tam tam, e che quindi ha un po' sconvolto, diciamo, tutto il paese. Il nostro è una comunità molto solidale, molto vicina, quindi credo che l'interesse principale sia proprio quello di capire, di darci una spiegazione, insomma, di perché sia successo tutto questo. E cambiamo argomento e torniamo a parlare della questione che riguarda i diversamente abili, perché tutti noi abbiamo un sogno. Beatrice ha un sogno, quello di avere una città più umana, accessibile. La battaglia di civiltà per avere delle giostrine che permettano ai bimbi con disabilità di poter giocare con i coetanei è stata vinta. A breve verrà installata anche quella in Prato Santa Caterina. Ma ora bisogna ampliare il progetto. L'idea che Rete Veneta propone, che speriamo le autorità locali facciano propria, è quella di un progetto unico per una città totalmente accessibile. Non stiamo parlando solo dei luoghi pubblici, ma anche degli esercizi commerciali e i negozi.
Le barriere sono tante, ancora troppe. I marciapiedi sono poco accessibili, magari senza la salita o la discesa, ci sono sempre gradini da dover oltrepassare, gli ingressi ai negozi, anche quelli con gli scalini. Mi viene in mente proprio pochi minuti fa abbiamo fatto la pedonale lungo il Brenta e c'erano i gradini, per salire sul ponte c'erano dei gradini, quindi quel passeggino è stato un problema. E quello per superare i dislivelli, i gradini, come fa in tante città che mettono delle pedane, no? Che fanno il servizio che devono fare, ma qualcuno che non è disabile ci inciampa e cade. Certo che in certi locali non hanno previsto la possibilità di accedere a gente che ha problemi a camminare. Non ci sono scale, non ci sono la possibilità di accedere anche magari anche un momento, qualsiasi che sia un negozio, a volte capita anche negozi aperti con magari regolari, nel senso hanno le loro aperture regolari. Avete sentito, c'è ancora tanta strada da fare. Il messaggio all'amministrazione e al sindaco è lanciato. Bisogna lavorare insieme per armonizzare la normativa e sburocratizzare il sistema per permettere l'accessibilità ai diversamente abili. Siamo all'inizio di un percorso per rendere più umana la nostra città. Il sogno di Beatrice quindi è quello di avere una città sempre più umana, una Bassano accessibile alla portata di tutti. Quindi vi chiediamo, abbiamo deciso anche di sostenere la battaglia di civiltà, il sogno di Beatrice città umana, quindi diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. 200 psicologi in lizza per un posto in casa di riposo, ascoltate. 200 per uno, ovvero 200 psicologi per un posto di lavoro in casa di riposo. Siamo a Rossano Veneto e il consiglio di amministrazione di Villa Aldina, 65 ospiti, 57 dei quali non autosufficienti, ha indetto il primo di una serie di concorsi. I concorrenti arriveranno a Rossano da tutta Italia, isole comprese, un esercito di 200 già psicologi alla ricerca del lavoro agognato. Una gravissima fame di lavoro, specialmente anche per un posto che diventa molto appetibile essere psicologo o psicologa all'interno di una casa di riposo con un posto fisso, insomma, quale giovane, quale persona non lo vorrebbe. Inevitabile è il problema di organizzare e gestire un concorso per 200 persone, trovare sedie sufficienti ma soprattutto un posto capace di contenerli tutti. E alla biblioteca di Villa Caffo si è dunque preferito il Pala Brudello. La sede, le sedie, tutta la parte pratica. Ci saranno anche alpini e protezione civile, ma il sindaco fa un'altra considerazione. Io sono un po' sempre perplessa riguardo i criteri di reclutamento che ci impone lo Stato. L'esame dunque valuta le conoscenze, ma non le competenze vere. Tragedia sfiorata in montagna, è viva per miracolo, una marosticense. Se l'è vista davvero brutta la negoziante di 50 anni di Marostica che nella mattinata di Pasquetta assieme a una comitiva composta da diverse persone, tutti vicentini, è stata travolta da una valanga a 2700 metri di altezza sulle pale di San Martino. I componenti sono esperti alpinisti, ma non hanno potuto evitare la neve che si è staccata da sotto il ghiacciaio della Frabusta. I tre sono rimasti coinvolti, ma due sono riusciti a uscire subito dalla neve, mentre la marosticense è stata colpita in pieno e sepolta. Una tragedia sfiorata solo dal tempestivo intervento dei compagni che assieme a delle guide alpine hanno estratto immediatamente la cinquantenne dalla neve. La donna è stata trasportata in ospedale con l'elicottero per accertamenti, per alcuni traumi, ma senza gravi conseguenze. Quando ci si chiede dove sia finito il senso civico, guardate un po' l'immagine del prossimo servizio. Val Sugana, il passaggio attraverso le nostre montagne, il collegamento tra Veneto e Trentino. Peccato il caso di dirlo che della Linda provincia autonoma non ci sia alcun riflesso sulla nostra, perché la Val Sugana che accompagna il corso del Brenta portandoci ad alte quote, in alcuni casi pare proprio una discarica. Uno scenario che si ripete tutte le sante settimane, i due giorni peggiori sono martedì e mercoledì, come si vede da queste immagini che ci ha girato un nostro telespettatore. Rifiuti di ogni tipo, cumuli di rifiuti, per non parlare di quello che viene abbandonato sotto i ponti, come in quella località alta, praticamente sulle rive del fiume, carcasse della bici, mobili distrutto, patica, gomma, ferro, una vergogna, perché chi si permette di toppare l'ambiente in questa maniera deve solo vergognarsi, chiamare scarso senso civico è un eufemismo, è un oltraggio, uno scempio, altro che i residenti sono stanchi. Pensa altro, pochi chilometri più là, dal capo confine della regione Veneto, lo scenario è totalmente diverso. In Trentino, chissà come mai, nessuno si sognerebbe di gettare a terra neanche una carta di caramella. A voi ogni considerazione. Paura a fondo per l'incendio di un condizionatore.
Paura a fronte all'incendio di condizionatore, il macchinario posizionato su un terrazzo ha preso fuoco con ogni probabilità per un cortocircuito. Le fiamme si sono propagate velocemente alla tenda dell'appartamento coinvolto. In via Castellana, sirene spiegate, si sono precipitati i vigili del fuoco di Bassano, che sono riusciti a domare il rogo prima che la situazione si complicasse. Tanta paura dunque, l'incendio però non ha avuto gravi conseguenze. E paura anche in un'azienda di Thiene, i lavoratori sono stati fatti uscire in fretta dalla fabbrica a fuoco alcuni bancali. E ci fa la cronaca di quanto accaduto la collega Vanessa Banzato. Siete molto al peggio oggi pomeriggio alla fonderia Corradia Camagrè a Thiene, verso le 16.30 è arrivato l'allarme ai vigili del fuoco, fumo acre denso è entrato all'interno dei capannoni, tutti i dipendenti, un centinaio di persone abbondante sono stati fatti evacuare perché davvero si credeva che avessero preso fuoco i silos esterni alle fonderie. Sul posto vigili del fuoco da Vicenza e da Schio, fortunatamente ci si è resi conto una volta arrivati sul luogo che a prendere fuoco erano stati dei bancali di legno posti all'esterno della struttura. Stavano infatti facendo dei lavori di smantellamento di parte dell'edificio quando, utilizzando il flessibile, pare siano partite delle scintille che hanno intaccato appunto il legno appiccando il fuoco. I vigili del fuoco si trovano ancora sul posto perché stanno cercando di capire e valutare se tutto sia rientrato nella normalità. Nessuno è rimasto ferito e i danni comunque non sono ingenti. Parliamo ora di Olimpiadi 2026, il CIO ha inserito ufficialmente la candidatura di Cortina e delle Olimpiadi tra quelle ufficiali. Zaia quindi ha detto: confermate la bontà del nostro progetto, motivate più che mai, ora iniziamo la fase del dialogo. Parliamo invece di cicloturismo, i numeri sono in continuo aumento in tutto il Veneto e a Bassano. Da aprile è quasi il 99% dei viaggiatori che arriva per pedalare. Pronto quindi un nuovo itinerario alla scoperta dell'altopiano. 7 itinerari per 7 comuni dell'Altopiano. Bassano riscopre la bicicletta turistica. Del resto il cicloturismo registra da qualche anno una crescita costante. In Europa il suo valore è calcolato in 44 miliardi di euro, ben al di sopra dell'indotto per esempio del mercato delle crociere, che è di poco superiore ai 39 miliardi di euro. In Italia si stima avere un valore potenziale di 3,2 miliardi a tutto vantaggio dell'economia dei singoli territori. E Bassano, naturalmente predisposta con l'arrivo della primavera a questo tipo di turismo, presenta il nuovo taccuino, fatto di 7 percorsi, da quello semplice a quello più impegnativo, ma ognuno fa tappa in uno dei comuni dell'Altopiano. Abbiamo pendenze facili come quella per esempio Primolano Enego o Pedescala Rozzo, sono pendenze sul 5-6%. In tutto 307 km di itinerario solo andata e 121 di salite. Il dislivello, sebbene sia nell'Altopiano con una propria grappa, non è da trascurarsi. E come l'Everest, 8.700 metri. 2016, Banca Dati Economia della Regione Veneto, Bassano ha totalizzato 132.119 presenze, quasi la metà dall'estero. Altissima la percentuale di chi ha viaggiato con la bici. Oggi è praticamente la quasi totalità. La bici del mio amico Sereno è ospitare persone che rimangono il lascio passare verrà timbrato dall'hotel alla corte alla partenza, da vari esercizi pubblici all'arrivo. In autunno i viaggiatori verranno invitati a una cena e potranno farsi firmare il lascia passare da campioni del ciclismo e vincere 3 bici da corsa. Si è costituita la ragazza alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso un coetaneo a Piombino Dese. Si è presentato ai carabinieri il giorno dopo, ammettendo le proprie responsabilità, ma pensando di aver investito un animale e non una persona. È accaduto a Piombino Dese, dove un 19enne del posto, padre egiziano, madre marocchina, è stato travolto mentre in bicicletta tornava a casa dopo aver lavorato come stegista in un ristorante della zona. L'auto che l'ha colpito non si sarebbe fermata a prestare soccorso e il corpo del giovane è stato ritrovato solo alcune ore dopo. I carabinieri avevano recuperato alcuni pezzi dell'auto sul luogo dell'incidente. Al mattino dopo, la 19enne alla guida, neopatentata, che vive a Trebaseleghe, ha capito la gravità dell'accaduto ed è stata accompagnata dai genitori alla caserma dei carabinieri. Ora saranno i magistrati a decidere come procedere, anche se da essersi costituita potrebbe evitare l'arresto per omicidio stradale. È stato colpito da un'auto di passaggio che però non si è fermata per soccorrerlo. Vittima un 76enne di Fontaniva mentre camminava sul ciglio della strada.
Mentre passeggiava sul ciglio della strada, un 76enne di Fontanile è stato colpito da un'auto di passaggio ed è rimasto gravemente ferito. L'auto però non si è fermata per soccorrerlo. È caduto in serata in via Brenta, strada poco trafficata, lungo la quale l'anziano stava camminando in compagnia di una vicina di casa che l'ha subito soccorso insieme a alcuni passanti. Per il 76enne però è un uso di 40 giorni per numerose ferite. Sul posto anche i carabinieri che stanno indagando. L'automobilista potrebbe non essersi reso conto dell'accaduto o essersi allontanato volontariamente, nel quel caso rischierebbe accuse pesanti. Cerca di arrampicarsi sulla facciata dell'albergo per entrare dalla finestra, ma cade e si ferisce. È accaduto a Curtarolo. Esce dalla camera d'albergo, si dimentica le chiavi per rientrare, tenta di arrampicarsi sulla facciata dell'edificio per raggiungere la finestra. Invece scivola, perde la presa e fa un volo schiantandosi sulla pensina d'ingresso dell'hotel. È accaduto a Santa Maria di Nonno, una frazione di Curtarolo, vittima un trentenne del luogo. Trasportato immediatamente in ospedale a Campo San Piero, non è in pericolo di vita, nonostante le numerose fratture, visto che la pensilina ha attutito per fortuna la caduta. Sul posto i sanitari del SUE, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e le indagini. Le rubano la bicicletta mentre mangia un gelato, ma il vice sindaco riconosce il ladro e gliela fa restituire. Un ragazzino ruba una bicicletta, interviene il vice sindaco che riconosce il ladruncolo e lo obbliga a restituirla. Tutto nasce dal furto subito da una donna che lascia la sua bici davanti alla gelateria solo per qualche minuto, ma quando esce la due ruote non c'è più. La vittima chiede allora ai titolari del locale di vedere i filmati di videosorveglianza, proprio nel momento in cui nella gelateria arriva anche il vice sindaco Davide Scappin, che dalle immagini riconosce il ladruncolo e va a casa sua per parlare con i genitori, che convincono il ragazzino a riportare la bicicletta, seppur con una ruota bucata, alla legittima proprietaria, che pare comunque intenzionata a sporgere la denuncia alle forze dell'ordine. Vi ricordo questa sera in diretta Focus alle 21.20 assieme al nostro direttore Luigi Baccialli. Gli ospiti saranno Riccardo Barbisana, Pierpaolo Baretta, Gennaro Marotta, Benuida, Melissa Sciani, Antonella Tocchetto e Silvana Tosi. Ovviamente anche voi ai telespettatori attraverso i vostri sms. Ora vediamo che tempo farà domani invece. Vi auguro una buona serata. Arrivederci. Affidati a Punto Acustico. Da oltre 20 anni si prende cura del tuo udito. Le previsioni per domani. Un'area di bassa pressione abbraccia la regione, determinando una giornata di tempo instabili con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sui litorali, pianure occidentali, pianure orientali e prealpi, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco. Sulle Dolomiti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata. Temperature minime stabili con estremi di 10 gradi, massime in sensibile aumento con punti di 17. Venti moderati settentrionali in rotazione orientali, molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali in quota. Controlli gratuiti, soluzioni personalizzate e protesi di ultima generazione altamente tecnologiche. Scegli di sentire bene. Scegli Punto Acustico a Bassano.